Analizzare ma non drammatizzare, eccolo lo stato d'animo ed il piano d'azione della Salernitana dopo la sorprendente sconfitta di Campobasso che ha interrotto la serie di 24 risultati utili di fila e l'imbattibilità stagionale di Perrone. Strano ma vero, proprio il tecnico idolatrato fino a pochi giorni fa è finito ingiustamente sul banco degli imputati, innanzitutto perché una sconfitta ci può anche stare, ma soprattutto perché lo stop di Campobasso che completa una miniserie negativa di soli 2 punti in 3 gare è figlia anche di altri fattori, a cominciare dall'immotivato nervosismo della squadra capolista e dominatrice del campionato. Ieri Montervino, che pure era stato tra i più bravi della squadra, ha subito un'incredibile doppia ammonizione in pochi minuti per 2 ingenui falli commessi a metà campo. La Salernitana è rimasta in 10 e pochi istanti dopo è arrivato il gol vittoria dei molisani. Perché questo nervosismo in una Salernitana che ha comunque 10 punti in più sulla terza in classifica a 8 giornate dalla conclusione del campionato? E questa è una prima riflessione da dover fare, così come quella relativa alle prestazioni di alcuni calciatori forse anche un po' sopravvalutati. Si discute del modulo, ad esempio, della sua funzionalità e dell'adattabilità degli atleti. Munar soffre una collocazione in una zona del campo più lontana dall'area di rigore, ma fa poco o nulla per rendersi funzionale al gioco dei Granata. Inoltre qualche atleta non è più brillante come qualche settimana fa ed il mal di gol, una sola rete nelle ultime 3 gare, in controtendenza rispetto al passato, condiziona inevitabilmente il rendimento della Salernitana. Ed in questo Perrone può poco, perché se Ginestra, ieri vicino al gol, non ha più la continuità realizzativa del passato, nonostante la buona volontà, e Gustavo non regge il passo di Guazzo, giocatori comunque dalle caratteristiche fisiche differenti, e Topouzis non convince, con la voglia di vincere del gruppo che sembra diversa da qualche tempo fa, le scelte tecniche possono influire solo in parte, senza dimenticare poi gli episodi sfavorevoli, cioè i rigori non realizzati con Borgo Abugiano ed Interreggio. Non condividiamo dunque l'ingiustificata ed incomprensibile caccia al colpevole per la brusca frenata di queste ultime 3 giornate. Anche perché la Salernitana ha dominato fin qui il campionato e si ritrova a gestire un vantaggio di 10 punti sulla zona playoff. Certo, il primo posto fa gol a tutti e l'obiettivo dichiarato di società, tecnico e calciatori è domenica prossima, c'è la partita che potrebbe riportare indietro a meno 6 il Pontedera. Ed allora l'occasione è di quelle ghiotte, anche per mettere a tacere le polemiche, le troppe paure, le titubanze che aleggiano sulla Salernitana e magari anche per accompagnarla domenica prossima con uno spettacolo di pubblico all'altezza della situazione, di un incontro, cioè di cartello del torneo di seconda divisione, quello che potrà decidere la volata per il primo posto.